luci con nuovissima Xperia Sole che abbiamo annunciato da poco, che oggi facciamo vedere in anteprima qui in Italia. Come potete vedere è un telefono che, pur mantenendo dei codici costruttivi degli altri della serie Xperia, Xperia S, Xperia U, ha alcune particolarità. Il display sembra appoggiato sulla struttura sottostante e quando l'accendo arrivano chiamate si illumina in questa parte sottostante, facendo sì che qua adesso c'è tanta luce, ma in condizioni magari più normali il display sembri quasi fluttuare sull'hardware. Potete notare altre particolarità della costruzione: l'anello ad esempio molto qualitativo intorno alla fotocamera, che è una fotocamera a 5 megapixel, come potete vedere questo è ancora un prototipo, e se poteste toccarlo anche una speciale struttura della superficie materiale che lo rende inattaccabile dallo sporco o dalle ditate, proprio perché il bianco ha necessità di essere protetto in un certo modo. Anche questo è un materiale esclusivo di Sony Mobile. Direi che le novità di questo telefono poi sono proprio al suo interno. La prima tecnologia rilevante è quella dell'NFC, questo è un telefono dotato appunto della tecnologia NFC, e ricordo che noi mettiamo in confezione due tag NFC a forma di gettone che permettono all'utente di programmarlo e di avvicinarsi in maniera divertente a questa tecnologia. Un esempio per tutti: avvicinandolo a un tag NFC posso far partire in contemporanea la connessione Bluetooth, le mappe e il navigatore con un semplice gesto del telefono. L'altro aspetto interessante di questo telefono è che può essere utilizzato con i guanti. Non so se volete provare, però anche se il dito non è appunto nudo ma è ricoperto da un guanto, riesce a far funzionare questo telefono. Non ultimo, qualora sia in navigazione, ha una tecnologia che consente, come vedete, senza che io tocchi lo schermo, di modificare il link che io voglio cliccare. In questo caso favorisce appunto la navigazione in ad esempio su pagine mobile spesso dense di link, e spesso sappiamo che si clicca un po' a casaccio quello che viene. In questo modo, con questa tecnologia, io invece vado a identificare il link preciso prima di schiacciarlo. Direi che queste sono le tecnologie principali, oltre a ricordare che è uno schermo da 3.7 pollici con la tecnologia Bravia Engine, quindi che deriva direttamente dai televisori Bravia, che consente quindi un'immagine ottimale in termini sia di bilanciamento dei colori, di luminosità, di contrasto e tutti, insomma, i parametri classici su cui si giudica un'immagine. È un telefono che arriverà sul mercato a 299, quindi con un prezzo molto interessante date le feature tecniche che porta con sé.